Ciao ragazzi e benvenuti nella nuovissima serie Parliamo di, una serie dove saremo protagonisti io e Samael, ma anche voi. Sì, perché in questa serie andremo semplicemente a parlare, io e Samael, di argomenti vari, argomenti scelti da voi. Quest'oggi l'abbiamo scelto noi l'argomento perché vogliamo partire subito col botto e belli carichi per questa nuovissima serie che spero supporterete alla grande perché, come ho detto, sarà una svolta nel mio canale e nel mio, ovviamente, intrattenimento. Perché, come sapete, come ho già spiegato, non è soltanto da gaming, voglio essere anche un canale intrattenitivo perché mi piace intrattenere la gente. Raccomando, commentate sotto ogni puntata di Parliamo di. Perché alla fine di tutte le puntate ci sarà un episodio speciale dove andremo a fare un dibattito con tutti i vostri commenti, che saranno la cosa fondamentale della serie. Quindi mi raccomando, commentate. Ora finalmente le posso dire: benvenuti nella prima puntata di Parliamo di. E oggi parleremo di. When you were here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. Come prima puntata di Parliamo di, oggi parleremo di Lucifer. È alle porte la quinta stagione parte 2 e siamo carichi. Prima di parlare di Lucifer, domanda che sarà pilota di questa serie, sempre prima di parlarne o prima di iniziare con le domande. Lucifer è la tua serie preferita? No. Neanche la mia. E scoprirete qual è la nostra serie preferita perché andremo a parlare anche delle nostre serie preferite. Però sempre nelle prossime puntate, quindi mi raccomando, siateci sempre. Partiamo con la prima domanda. Cosa ne pensiamo di Lucifer in generale? È una domandona, perché penso che Lucifer sia una serie ignorante, sei d'accordo? Assolutamente. E comunque penso che anche per quanto sia ignorante faccia pure riflettere su certe domande che noi ci facciamo sempre sull'aspetto, quindi in questo caso si parla di religione cristiana, lo intendiamo come cristianesimo, però comunque non è chiaro, comunque parla della religione in generale. E la cosa che mi piace tanto in Lucifer, che una persona per credere al paradiso all'inferno non deve essere per forza un credente, no? Abbiamo visto che comunque qualsiasi personaggio che ha scoperto la vera è natura di Lucifer. È un incrocio, diciamo, tra calvinismo ed ebraismo. Calvinismo perché c'è sta cosa non tanto di predestinazione, ma che te la crei tu, la tua fine, e ebraismo perché alla fine è sì cristianesimo, però basato solo sul primo testamento. Beh, è vero comunque, ma se ci pensi, chiunque abbia scoperto la vera natura di Lucifer ha dovuto comunque credere per forza, perché è fattuale al paradiso e all'inferno. Ma comunque certi hanno reagito in un modo e certi hanno reagito in un altro modo. E tutti comunque, la cosa che proprio è, penso che sia l'argomento, uno degli argomenti più importanti della serie, è che comunque il pensiero stereotipato che noi abbiamo del diavolo, il diavolo è cattivo, è colpa del diavolo. Invece no, secondo la serie, come sapete, Lucifer vuole soltanto cercare i desideri nascosti, non è che induce, è quello che desideri veramente. Quindi quando noi, secondo la serie, noi facciamo qualcosa, non dobbiamo dire colpa del diavolo. Siamo noi, siamo i nostri desideri più nascosti che ce lo fanno fare. Cioè, non c'è questa istigazione, o meglio sì, ma è indiretta, perché alla fine non è che ti dice perché non fai qualcosa di sbagliato, ma ti dice tu che vuoi fare.
Fallo. Andiamo avanti con la seconda. Ora andremo a parlare dei singoli personaggi, dei personaggi più importanti di Lucifer in maniera riassuntiva. Parliamo prima di Chloe, la detective Chloe. Ovviamente, quella di Ottawa High School. E se questo video raggiunge i 20.000 like, andiamo a vedere Ottawa High School, che non credo esista. Chloe Decker è l'unico personaggio di Lucifer statico. Cioè che nel senso, secondo me, non è mai cambiato, sono cambiate le sue idee, però il suo modo di essere, il suo carattere è sempre rimasto quello che è. Ragazza che tiene agli amici, alla famiglia, che tiene a Lucifer. Ora vi voglio un po' rovinare tutta la serie, però i personaggi di Lucifer vanno dai 30 anni ai 50 anni. Amenadiel ha 52 anni. Io sono rimasto sconvolto. Praticamente sono rimasto sconvolto, però sembrano dei ragazzini. Più che altro scompriamo perché lei è così, cioè scopriamo tutti i suoi contorni, storia con la mamma, il papà che è morto. Un po' come me, che è un altro personaggio molto dinamico, ma veramente tanto dinamico, che all'inizio della prima stagione mi stava sul... Nella serie si evolve, cerca un po' la vera se stessa, cerca di cambiare, cambia, scopre parti di sé, ne distrugge altre. È molto interessante seguire la sua storia, perché... poi in un certo senso cresci con lei, cioè scopri quello che scopre lei. Molto sfortunata. Ben sviluppato come personaggio. Mm-hmm. Sì, madonna, poverina. Ecco, perché comunque questa sua sfortuna, questa sua vita l'ha resa molto forte, molto decisa. Che però il suo più grande... Il più grande problema non ha un'anima e pensa che il suo vero problema siano i sentimenti. Senza sentimenti per lei si vive meglio. Però vedremo come andrà avanti la storia. Invece Amenadiel, grande personaggio, dinamico pure lui, dal figlio prediletto di Dio al papà che tiene cura del suo figlio, e penso che comunque sia un personaggio che a me piace molto, l'abbiamo imparato a conoscere pure lui, è una persona buona, una persona che ha fede in Dio, infatti questo discorso della fede in Lucifer non è tanto sottolineato, però praticamente la fede in Lucifer, da quello che ho capito io, non è credere e applicarsi, andare in paradiso o all'inferno, bisogna essere fedele a lui, quindi comportarsi bene nella vita. Cosa invece della psicologa? Psicologa, grande personaggio. Linda. Ah sì, molto particolare a dire poco. Solito personaggio un po' in balia degli eventi, quello un po' vittima di ciò che gli accade. Infatti, ma non so se l'hai pensato tu la prima volta che l'abbiamo incontrata, pensavo fosse un personaggio così a caso che sarebbe sparito subito, una che Lucifer comunque. Sì, anch'io, cioè tu la vedi lì e dici, ah vabbè, il classico personaggio secondario sotto una coppia. Infatti, Lucifer ha fatto l'amore con lei un paio di volte soltanto per psicanalizzarlo e finiva lì, invece no, l'abbiamo vista in tanti ruoli e in tante avventure, cioè veramente una cosa pazzesca. Lucifer, il personaggio pilota della serie e il personaggio principale ovviamente. Cosa ne penso di Lucifer? Lucifer penso che sia un personaggio da seguire. Diciamo che è statico però dinamico in alcuni punti, nella sua staticità, però c'ha tante parti dinamiche. È il diavolo più bello che io abbia mai visto, il personaggio più bello di tutte le serie, che è il migliore di tutti i personaggi che ho visto fino adesso. Terza domanda. Grande stagione. Però comunque è la prima stagione, quindi è la stagione pilota di tutto. E molti con cui ho parlato hanno detto che l'episodio migliore di Lucifer è stato il primo, quello proprio introduttivo. Infatti, voi vi immaginate di leggere... A me un episodio della prima stagione che è piaciuto veramente tantissimo. Un prete entra in un bar, quello del prete. Infatti, quello del prete, drogatello, quella era infatti, ricordiamo che il prete è stato la persona importante per Lucifer, è stata. Comunque nella prima stagione penso che si conosce Lucifer, si crea un rapporto fra Chloe, che comunque è già un buon rapporto comunque. Premettiamo questo: chi guarda Lucifer perché per l'amore tra Chloe e Lucifer lo bannerei. È un coglione. Veramente. Malcolm il cattivo, diciamo che è soltanto un coglione dal mio punto di
questo non è un grande è il cattivo. tipico personaggio talmente stupido che diventa importante e lo odi. Infatti, niente, conosciamo tutti i personaggi, conosciamo, e come prima stagione devo dire che però non è la mia preferita. Seconda stagione, e all'inizio, quando l'ho vista per la prima volta, pensavo fosse la mia preferita, però non lo è. Perché? Perché comunque succedono tante cose. Sappiamo che la prima stagione è finita con un chiaro messaggio di Dio a Lucifer: io ti salvo da detective, però tu mi devi ritrovare la mamma. E la mamma, che è Charlotte Richard nella terza stagione, ricordiamo, la mamma penso che sia un personaggio veramente che mi sta veramente sopra. Ha cercato di sabotare Lucifer. L'unica cosa che le devo dare per buono è che ci tiene a Lucifer, a suo modo, però ci tiene. Più o meno, Più o a meno, modo suo, sì, un e po' vediamo che alla Amelia Diel Bannister. è, diciamo, è il mammone, e invece Lucifer è quello un po' sempre stato ribello, ovviamente. Una cosa che mi è piaciuto tantissimo, per quanto sia stata brutta, non me l'aspettavo proprio per niente, è il fatto che Lucifer ha ucciso Uriel. Perché purtroppo è stato tristissimo, però ci sta di brutto. Sempre, diciamo, portato così per tutte le stagioni, per sempre, molto probabilmente. Era un po' stronzo, a dire la verità. Il suo potere era tanto stronzo. Però comunque questo suo gesto, per quanto eccessivo, Scena seria che spezza un po' tutto il clima ignorante un po' antecedente. Ci sta di brutto. vabbè, ma questo Bellissima succede stagione. sempre. Tante cose E il comunque. finale è bellissimo. Il finale della seconda è bellissimo. Infatti, il finale della seconda è veramente tantissimo bello. Però ci sono successe tante cose. Lucifer che è andata all'inferno per salvare la detective, che poteva essere già una fine della seconda stagione. Il fatto che lui se ne andava dopo aver scoperto che è stata solo una manipolazione di Dio. Il fatto che comunque poi sia ritornato con Candy, cosa che mi ha fatto tanto innervosire. Che però comunque è molto divertente. È molto che fa riflettere, perché si vede quanto Lucifer tenga alla detective con questo suo gesto e quanto prova ad ignorarla, però che non ci riesce. Su questa stagione c'è molto da dire. Sono 26 episodi, 24 episodi più Non c'è 2, proprio. 24 episodi più 2, diciamo, speciali. Caino, cosa ne pensi di Caino? Subito, così, Caino. No, Caino è un personaggio. È il mio cattivo preferito. È la mia stagione preferita. Perché succedono tante cose. È appunto la stagione in cui risolve un po' il difetto della non continuità degli episodi. Quindi, sinceramente, è quella che apprezzo di più. È lunga. È lunga, succede un casino di roba. Infatti, C'è un casino 26 di roba, una episodi, scena della 26. terza che proprio mi è rimasta qua. La scena della terza che più mi è rimasta, non so se c'è. Quando cattura quello che pensa essere il peccatore, lui gli dice tipo guardami negli occhi così scopriamo qual è il tuo desiderio. Lui sarà tipo. E una certa lui si cava gli occhi con la penna nella sala interrogatori. Beh, è una scena molto Pur di non. forte. La mia scena preferita invece è il finale, però. Ah Non il sì, ventiquattresimo assolutamente. episodio dove Lucifer fa vedere la faccia da diavolo a Chloe. No. Il ventiseiesimo dove spiega l'universo alternativo. Qui narra Dio, tra virgolette. Esatto. Questo è un pensiero mio, ragazzi. Ora so che ci scanneremo nei commenti, mi raccomando, commentate. E penso che il finale della terza stagione, quindi il 26esimo episodio con l'universo alternativo, poteva essere il finale di tutto Lucifer. Per me doveva finire in quel modo, anche se ci fossero stati tanti non Ma in effetti la detti. Fox l'aveva fatto finire così. Infatti la Fox l'ha fatto finire in quel modo, però comunque dovevano farlo continuare perché comunque Chloe se n'era andata, aveva visto la faccia da diavolo. Il 24esimo episodio, se lo vogliamo contare come ultimo, è un po', diciamo, contrastante. Il 23esimo, dove se, la morte di Charlotte Richard, ragazzi, non ne voglio parlare perché è ancora un duro colpo per me. Ho ancora il cuore spezzato in due. Questa terza stagione si vede praticamente, sì, proprio precisa, ogni personaggio si vede come cambia. Anche per il nuovo personaggio, Ella, è ancora un personaggio, diciamo, non È primario. relativamente È un secondario. Cioè. personaggio che a me piace tanto, veramente tanto tanto tanto. Sì, a me io mi Anche ci sono molto affezionato, è molto simpatico. Quel personaggio più tiro, tutto indifeso, al quale vogliono bene tutti. Ma fra, ci siamo dimenticati del Detective Stronzo. Cavolo.
Daniele Spinoza, che comunque è poverino, è lo sfigatello di turno, cioè praticamente gli è successo di tutto. Ma non è vero, a me invece, a me mi fa pena, perché praticamente, cioè, aveva conosciuto Charlotte, stava bene con lei, alla fine gli è morta, stava bene con Chloe, alla fine si sono bene con se stesso, e ha visto la faccia da diavolo da Lucifer, e gli si è complicato tutta la vita. La stagione, diciamo, riparte con la serie Netflix, ora finita la serie Fox, l'ha ripresa in mano la Netflix, e la quarta stagione è molto bella. L'ultimo episodio è uno dei più belli, una delle stagioni dove vediamo veramente il rapporto fra Lucifer e Chloe evolversi, e si introduce Eve, personaggio che, come abbiamo detto prima, molto molto molto, ma veramente molto interessante. La quarta stagione l'ha trattato come la stagione amorosa, mio amore e l'amore di Lucifer, Amenadiel con Linda, e diciamo che comunque la chiamo la stagione amorosa, la stagione preferita per le teenager di 16 anni. No, mi dissocio, è comunque come continuo era questo. Forse mi è piaciuta, scusa, molto nella quarta stagione sono i casi, quindi tutti i casi di polizia che hanno affrontato. I casi di Lucifer sono un po' scontati, perché alla fine, se notate una cosa, questo adesso non è che voglio spoilerare anche del futuro, però secondo me i casi di Lucifer sono così scontati che la prima persona con cui parlano alla fine è sempre l'assassino. La prima persona con cui... Non è vero mai. Sì, è vero. Oh, fra la maggior parte dei casi sì, è vero. Comunque la stagione non si basa su quello, è comunque un pretesto e anche comunque uno schema narrativo, secondo me, perché attraverso i casi poi si risolvono i problemi. Fatto che Lucifer usa i casi. Mi ha fatto cagare, c'è nel senso. Beh, mi è piaciuta la terza, quella sì, della storia dell'anello. Il resto era una... non brutto, però nel senso, cioè, sta cominciando a scendere un pochino, sinceramente. Ma infatti, secondo me, io penso che comunque nella quinta stagione non si sia parlato di parecchie cose, della questione comunque, della questione religiosa, nel senso, abbiamo visto che nella terza, nella quarta, nella seconda si andavano a risolvere comunque, si andavano a parlare della religione, quindi della spada fiammeggiante, della città d'argento, di tutte queste cose che a me interessano. Infatti con due cose, il cattivo che a me piace, assolutamente mi piace. Ma c'è il fatto dell'ultima scena, come ho detto prima, di quando è venuto il Dio. Cioè, veramente, veramente tanto, ma tantissimo bella. Per il resto, ragazzi, questa quinta stagione non mi è piaciuta tanto, nel senso, neanche a me è piaciuta tanto. Non lo riterrei assolutamente la mia stagione meno preferita. Ecco, purtroppo devo essere cattivo. Siamo arrivati alla fine! Ci sarebbe da parlare di Lucifer per ore. Posso dire che Lucifer è veramente una serie bellissima, sono dei geni chiunque abbia creato Lucifer. Che aspetti da questa quinta stagione parte 2? E c'era, non lo so, perché non ho più grandi aspettative come le avevo per la quarta. È vero, comunque dopo la quinta, che non è che è stata una delusione, è stata meno bella delle altre, però comunque la quinta parte non è stata brutta, però vediamo nella quinta parte 2, speriamo che fanno un plot twist o qualcosa che comunque non mi aspetto, e spero che il video pure vi sia piaciuto, ragazzi, perché siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che voi possiate apprezzare questa prima puntata di Parliamo di. Ci vediamo presto con nuovi argomenti. Ciao ragazzi e boom.